Categoria in ginocchio, non solo gli allevatori, ma anche il settore vinicolo, guardate. Abbiamo avuto un aumento del 700% nel mese di dicembre, quindi un'enormità. E l'energia per produrre i nostri prodotti ovviamente è necessaria perché deve far funzionare la distilleria, le cocklay, deve mantenere a temperatura il vino, deve far andare le macchine di imbottigliamento. Quindi è una componente essenziale. Giorni difficili anche per il settore vitivinicolo, spiega Sandro Bottega, alla guida di uno storico marchio del Prosecco e tra i principali produttori italiani di vino e distillati. Il rincaro energetico rischia di pregiudicare la ripresa di tante aziende. Dopo le forti perdite del 2020, il diciamo, rimbalzo del 2021, adesso c'è bisogno di stabilità, di certezza, di, diciamo, di consistenza dell'economia e dell'economia di imprese in particolare. E quindi abbiamo bisogno che i profitti siano dei profitti reali e non erosi dai costi dell'energia in maniera particolare. La situazione è grave, denuncia Bottega, non solo per l'aumento dei costi, anche per la grande incertezza con la quale in questo periodo siamo costretti a convivere. Bisogna avere una strategia di lungo periodo, bisogna permettere alle imprese di vendere o di autocoprodursi in quantità maggiori, non fino ai 199 kW che sono ammessi fino ad adesso, ma avere una possibilità non di interscambio ma di autoconsumo direttamente. Riteniamo che il governo debba calmierare i prezzi dell'energia, quindi debba intervenire con dei supporti alle aziende perché questo rimbalzo così elevato non sia tutto e completamente supportato dalle imprese e dai consumatori, ma sia in parte supportato dall'intera comunità. E facciamo attenzione, una preghiera è non facciamo troppi debiti, ovviamente, perché qualcuno prima o poi li dovrà pagare. Penso